Oggi parliamo sì di laser, ma non dei soliti laser che siamo abituati a vedere al cinema. Nella luce naturale o artificiale, i fotoni, particelle che compongono la luce, si muovono in maniera incoerente e quindi non vi è una concentrazione degli stessi in un unico punto. Al contrario, invece, il laser, Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, è un dispositivo che emette un fascio di fotoni in modo coerente. È quindi possibile concentrare un forte raggio di luce in un unico punto. Nel settore ottico curiamo ipermetropia, miopia, astigmatismo. In chirurgia utilizzare noi per distruggere calcoli renali. Per curare vene varicose. E utilizziamo già da tempo bisturi laser. Nella comunicazione, tramite una tecnologia che è stata messa a punto dai ricercatori di Fraunhofer Institute of Laser Technology. I test sono stati eseguiti su due satelliti. NINE! Ho detto due satelliti, non due navicelle! Grazie alla tecnologia laser, i dati sono schizzati alla velocità della luce, coprendo una distanza di 5000 km. Il laser ha permesso inoltre di trasferire una quantità di dati pari all'informazione contenuta in 400 DVD. Dunque, tra realtà e finzione sembra esserci un abisso, ma ne siamo proprio certi? Pare proprio che una ricerca americana stia portando avanti la sperimentazione su armi laser. Ma allora, tutto quello che ci hanno raccontato del cinema non era pura fantasia?